bookhanging è semplicemente l'arte di alterare la struttura di un libro per far accadere cose inaspettate. In questo caso non era nemmeno stato lui a interagire direttamente con il libro, conosceva qualcosa che io non sapevo e ha usato questa informazione per far accadere a casa mia qualcosa di sorprendente, inaspettato. Nel corso dell'ora che verrà io vi farò vedere una carrellata di modi in cui si può alterare la struttura di un libro per far succedere delle cose straordinarie. Vi verrà voglia di andare a casa e farlo anche voi, perché mentre gli hacker hanno bisogno di comprare circuiti, hanno bisogno di avere computer, magari di farsi arrivare dei pezzi dall'estero, per intervenire e fare azioni di bookhacking vi bastano forbici, taglierina, colla, cose economicissime, ma gli effetti sono incomparabilmente più potenti rispetto alla fatica e alla spesa effettuata. Voglio partire quindi da uno dei bookhacker più importanti che il nostro paese abbia conosciuto, Bruno Munari. Bruno Munari è quello sulla destra, era un designer di Milano che per primo ha proposto tutta una serie di azioni di hacking sull'oggetto libro, e la prima da cui partire, cercando una tassonomia proprio a spanne, perché nessuno ha mai catalogato i modi di fare interventi sui libri, Munari ha giocato molto con i flapbook. Che cosa sono i flapbook? Questo è un flapbook, si intitola Il prestigiatore verde. Di solito i libri si sfogliano in un modo classico, si apre la prima pagina e li si legge più o meno in ordine, dalla prima all'ultima pagina. Fanno eccezione guide telefoniche o dizionari, ma ormai li si usa sempre di meno. Il flapbook introduce un tipo di interazione tra il lettore e la pagina un po' più raffinato e sicuramente più originale. Questa è una pagina del prestigiatore verde, qua lo vedete anche in versione live, c'è il prestigiatore Alfonso. Signore e signori, io sono Alfonso, il prestigiatore verde. Attenzione a questo gioco, cosa c'è in questo mobile tende? 1, 2 e 3. L'interazione con la pagina, c'è una sottopagina, girando la quale lui sparisce, si è cambiato d'abito, un po' come Arturo Bracchetti. 3, sono io signori, come ho fatto a cambiarmi d'abito in un minuto? Non ve lo posso dire, ma questo è niente. Attenzione, 1, 2 e... eppure sparito, e così via. Questo è un flapbook, perché hanno chiamato flap queste alette che vanno avanti e indietro e che consentono un'interazione con il libro che è meno ovvia rispetto al normale sfogliare delle pagine. Il flapbook, che è questo, ha un passato e ha un futuro. Proviamo a esplorarli insieme. Andiamo nel passato, perché io mi sono chiesto ogni volta, bello, questo è quello che io troverei oggi in libreria, ma i miei progenitori, i miei nonni, i bisnonni, i nostri avi, che cosa potevano trovare loro sul mercato? Ha degli antenati questa pratica? Ce l'ha. A Covent Garden, a Londra, c'era la possibilità di vedere le arlecchinate italiane, siamo alla fine del Settecento, usciti da teatro era possibile comprare il libretto dello spettacolo, e il libretto dello spettacolo aveva questo aspetto, erano oggetti verticali, completamente illustrati, inversi, incomincia l'avventura del signor Bonaventura, in cui la stessa storia che avevi visto a teatro veniva riraccontata in versi, c'erano le immagini dei vari attori sul palco, e questi erano flapbook, erano libri interattivi. Ve lo faccio vedere qua, visto che siamo ad Halloween, dobbiamo usare uno sfondo un po' orrorifico, vi faccio vedere la scena, ho scelto Arlecchino Scheletro per farvi vedere questa scena. Qui abbiamo questo personaggio che era il clown nella vicenda, che entra in questa farmacia, non si accorge che dentro quel mobile c'è uno scheletro. Il lettore era invitato a sollevare il flap per far evolvere la scena, sollevandola, il tizio faceva lo scheletro faceva un passo in avanti, lui si spaventava e perdeva il cappello. E questa, se andiamo avanti e indietro velocemente, è una prima e banale animazione, anche abbastanza complessa, e un libro del genere era fatto così, era stampato su un unico foglio e presentava 8 colpi di scena, perché ogni volta che si apriva la scena cambiava, e poi si girava la pagina, e cambiava ancora, questa qua è quello che vi ho appena fatto vedere, si apriva e cambiava, ed era interessante, erano interessanti altre soluzioni. Per esempio qui abbiamo una donna semplicemente che ha in mano un panno, questi sono i suoi piedi, ma appena si apre i suoi piedi diventano un mastello dentro cui un'altra persona sta lavorando, quindi l'idea di far sì che la stessa parte d'immagine evolvesse in modi diversi creava una sorpresa dopo l'altra, e quindi questo era l'antenato più prossimo del libro che avete appena visto di Munari, in cui per esempio qui lo scheletro improvvisamente si cambiava d'abito e diventava Lecchino, e c'erano 8 colpi di scena e una storia che riproduceva esattamente quello che avevate visto a teatro. Una cosa molto civile e popolare di questi libretti è che costavano esattamente come il biglietto d'ingresso dello spettacolo, quindi se lo spettacolo costava un soldo, il libretto costava un soldo, e per chi non aveva neanche i soldi per andare a teatro c'era la versione in bianco e nero che costava metà, per cui il povero che non avesse potuto si accettava quello in bianco e nero e pagava metà del biglietto per entrare. Naturalmente, partendo dal flapbook e vedendo le due immagini e vedendo queste animazioni base, viene voglia di moltiplicare
le pagine, e se ne usassimo 3, 4, 5. È qui che nasce l'idea dei flipbook. I flipbook non sono altro che l'evoluzione di quel concetto, e John Bartlett, che per primo brevetta in Inghilterra questa idea nel 1868. I flipbook sono molto diffusi, li trovate spesso nei musei, nei bookshop, sono libretti in cui ogni pagina ha un fotogramma, sfogliandoli si vede un piccolo filmino. Non sono che l'evoluzione dei flapbook. Flip però è il rumore delle pagine che flip scorrono. Questo è il brevetto americano, arriva qualche anno dopo, siamo nel 1882, ma ancora abbastanza presto per quello che sto per raccontarvi. Erano definiti inizialmente optical toy, giocattoli ottici, e in particolare come esempio, per inserire nel brevetto un esempio pratico di possibile animazione, viene utilizzato un treno all'orizzonte che viene contro di voi e in qualche modo deve stimolarvi quel minimo di paura di un treno che vi sta venendo incontro. Gli appassionati di cinema naturalmente avranno l'area 18 che sta flippando, perché dicono sì, ricorda molto i fratelli Lumière, che nel noto film, uno dei primissimi film della storia del cinema, L'arrivo del treno alla stazione di La Ciotà, fanno proprio questa animazione, c'è un treno che viene contro di voi, ma confrontate le date, il flipbook 1882, il film dei fratelli Lumière 1897. Il flipbook con il treno che viene verso di voi anticipa di 15 anni l'idea dei fratelli Lumière, che chissà che non si siano lasciati invece influenzare da un flipbook. Oggi, se andate al Museo del Cinema, trovate esattamente il flipbook del trenino che vi viene incontro, per cui questo è un oggetto molto bello che se andate a New York, nel Queens c'è il Museo del Cinema, che somiglia molto a quello di Torino. C'è una saletta dove uno schiaccia un pulsante, ha 2 secondi per porsi davanti alla telecamera, ha 3 secondi per fare i gesti che vuole, e all'uscita per $10 si compra il flipbook personalizzato con la propria performance, per cui naturalmente io me ne sono fatto uno, se si è in 2 ci si può dare un bacio, si possono fare linguacce, quello che volete, avete il flipbook personalizzato.